abbiamo partecipato, il bando si è chiuso a dicembre dell'anno scorso e a gennaio noi siamo risultati Dipartimento di eccellenza nell'area Scienze della Vita, di cui fa parte anche Medicina, un'area molto molto competitiva. Siamo risultati Dipartimento di eccellenza e il Ministero ci ha finanziato con circa 7 milioni e mezzo di euro. Questo finanziamento prevede lo sviluppo del Dipartimento in termini sia di acquisizione di personale che di acquisizione di attrezzature. È un progetto che riguarda la medicina di precisione per le malattie che sono di interesse di sanità pubblica. Medicina di precisione significa approccio diagnostico personalizzato, cui seguirà poi l'approccio terapeutico personalizzato. Questo significa diagnosi precoce, precisa, al punto tale da poter individuare quali farmaci e quali terapie sono più adatte a trattare il singolo soggetto. Il progetto è un progetto importante, è un progetto che il Dipartimento ha vinto grazie alla collaborazione di tutti. La forza è infatti la multidisciplinarietà sicuramente. Tra le apparecchiature, punto di forza è un TAC che dovrebbe riuscire a migliorare performance dell'interventistica in radiologia, quindi riuscire a biopsiare e anche a trattare lesioni sempre più piccole in maniera sempre più precisa e sicura. Medicina di precisione per riuscire a raggiungere lesioni piccole, un centimetro in sicurezza, e per la diagnostica e per poterle trattare. Lesioni metastatiche di piccole dimensioni vuol dire poter trattare quella lesione, curato il paziente, è chiaro che lo seguiremo nel tempo, ma cronicizzare una malattia oncologica è il nostro obiettivo. L'ATAC è tra le prime in Italia, è un ATAC che con guide laser permette una simulazione delle procedure, quindi massima precisione.